Ciao ragazzi, bentornati nel nostro laboratorio. Allora, oggi recensiamo questa torcia replica TLR1 della Streamlight che si presenta con la sua scatolettina antiurto, molto carina, molto funzionale, insomma, con all'interno la nostra torcia, il materiale antiurto e alcuni keys, alcune chiavi come adattatori per il montaggio sui vari rail delle pistole. Allora, iniziamo subito da la torcia. Come potete vedere è molto ben fatta, molto rifinita, molto curata. La verniciatura satinata è precisa in tutte le sue parti, con i suoi loghi sia sul fianco sinistro che sul fianco destro. Sono assolutamente identici, tranne per un piccolo dettaglio del carattere del sito, diciamo, però replicano molto molto fedelmente il prodotto originale. La torcia sembra molto solida a primo impatto, con la sua linguetta di sgancio del coperchio del vano portabatterie. Io ho già inserito, per provarla, due batterie all'interno, due CR123A. Abbiamo il coperchietto che si aggancia in una maniera un po' articolata, ma al secondo o terzo tentativo è molto semplice da chiudere, con tutta la sua gommina che lo rende impermeabile. Infatti la torcia risulta essere impermeabile, ecco qua, impermeabile all'acqua. Non vi so dire assolutamente se per quanto tempo e per che profondità, ma perlomeno sarà al sicuro sulle nostre repliche. Un bulbo con molto simile all'originale, con un vetrino molto nitido e con il LED CRI all'interno. Come vedrete poi nella prova pratica, è molto 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 interessante questo prodotto, perché fa un fascio di luce molto potente. Allora, l'originale è, essendo TLR1HL, la danno per 1000 lumen. Questa qui è data per 800 lumen. Non so se siano 800, ma tra poco andremo a fare una prova insieme e vedremo che sicuramente è un'intensità molto 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 interessante. Allora, come dicevo prima, qui è posizionata la chiave per il fissaggio sui rail delle pistole, e in dotazione vengono fornite altre 4 chiavi per appunto utilizzarla sulla pistola corretta. Ma andiamo subito a vedere qualche caratteristica in più di questa torcia. Allora, la lunghezza totale, compreso di pulsante, è 92 mm. La larghezza 36 di altezza, con un peso di 114 grammi. Possiamo compararla subito con una TLR3 originale Streamlight, che è molto più piccola rispetto alla HL, più leggera, 71 grammi, appunto con una lunghezza inferiore, siamo a 68 mm. Questa qui è data per 300 lumen, è montata su un'altra pistola che abbiamo a disposizione. Poi dopo faremo appunto la comparativa tra le due torce. Come possiamo vedere, appunto, adesso la monteremo su una Glock 17 Tokyo Marui, e il fissaggio è molto semplice. Abbiamo una vitina laterale che serve per sganciare l'attacco, e la possibilità di agganciarla nel sottocanna molto agevolmente. Poi si serra lateralmente e si avrà un grippaggio perfetto. In questo caso abbiamo la linguetta che chiude il vano batterie, che fa un leggero spessore, e la torcia non calza perfettamente. Questo non so se sia, vedete che rimane leggermente scostata nella parte posteriore, non so se sia un difetto di questa torcia oppure un problema del fissaggio su appunto la Glock Marui. Questa linguetta qua la andremo a rimodellare piegandola leggermente, e andrà poi in pari col sottocanna. Ma vediamo subito le funzioni. Abbiamo il leveraggio posteriore, che funziona verso sinistra come switch on off, mentre verso destra abbiamo il blocco e l'accensione della modalità luce fissa. Se premiamo rapidamente
verso sinistra, avremo la funzione strobo. Questa, se non erro, non dovrebbe essere una funzione della versione originale, però comunque è interessante per un uso tattico. Idem per la parte fissa. Se lo facciamo rapidamente si va in funzione strobo. Adesso aspettiamo che cali il sole per fare una prova al buio. Allora, abbiamo la nostra TLR1HL che fa un'ottima luce, anche se dal video non rende. Comunque abbiamo un fascio di con un raggio di scusate un diametro di 6-7 metri a 25-30 metri, abbastanza ampio, non diffuso, non troppo delineato, delimitato dai bordi come la reale. Invece qui abbiamo la TLR3 da 300 lumen che fa assolutamente una luce più concentrata nella parte appunto centrale, uno spot più ridotto, più delineata nella parte esterna, non so se si vede, ma come distanza indicativamente raggiungiamo sempre 25-30 metri di luce utile, però con una intensità minore, quindi uno spot più concentrato ma un'intensità minore. Qui abbiamo un'intensità sicuramente superiore con una luce più diffusa, come abbiamo detto, sulla TLR1. Ottimo prodotto comunque, sono rimasto molto molto sorpreso. Bene ragazzi, come abbiamo potuto vedere, questa torcia fa un fascio di luce molto 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 interessante, molto valido. Vedremo poi nel tempo quanto durerà, ma per la cifra alla quale viene venduta è assolutamente un prodotto che consigliamo. Come dicevo, rispetto ad altre versioni, ad altre torce, sulla Glock e sul tipo di fondina che andremo a utilizzare, rimane comunque più compatta. Quindi è stata una scelta oculata in quel senso lì. Quindi super consigliata, super interessante, e spero che questo video possa aver chiarito le idee a quante più persone possibili. Mi raccomando, lasciate un commento sotto al video e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!